Mister, una vittoria importante, preziosa, l'Albenga ancora diciamo alla ricerca della sua miglior condizione a livello proprio di organico, però ognuno ci ha messo del suo oggi per portare su binari facili e semplici una partita che poi facile non si è dimostrata. Ma guarda, attraversavamo un momento difficile tra virgolette, perché poi le cose bisogna analizzarle. Noi abbiamo avuto una serie di infortuni uno dietro l'altro, abbinate a squalifiche. Abbiamo perso Imperia come abbiamo perso, che ci può stare, in 9 uomini, a 4 minuti alla fine. E l'ultima eravamo privi di 7 titolari e non è poca, e non è poco. Quindi io alla squadra non avevo da imputare nulla, quindi si è continuato a lavorare, abbiamo recuperato qualche giocatore. Di solito io mi piace elogiare la squadra, il gruppo, però ho una menzione particolare per Santiago Sogni. Sono contento per lui, troppe critiche così. Cioè, penso che indipendentemente da chi sia l'allenatore, è un giocatore che non si può contestare, indipendentemente da quello che è successo. Quindi poi vedevo un po' nell'ambiente un pochino di malumore, di malessere, quindi bisogna sempre rimanere con i piedi per terra e capire da dove siamo arrivati, come siamo partiti, qual è il nostro obiettivo. Cioè, doveva essere forse la Lavagnese, questo alla fine del girone di andata, noi chiudiamo con 9 punti, sentivo intorno all'ambiente, intorno alla squadra un po' di malumore, malessere, devo essere sincero, non mi è piaciuto, ecco. Non tanto per me, ma tanto per questi ragazzi che insieme alla società hanno fatto qualcosa di straordinario. Detto questo, scusami, voglio ringraziare il presidente e la società che ha lavorato fortemente per cercare di mettere dei giocatori a disposizione, perché tanti giocatori così assieme, di infortuni importanti, anche oggi avevamo 5 assenze, però la squadra ha sopperito grazie anche al lavoro che ha fatto il presidente e la società, quindi vi ringrazio. Sì, infatti volevo parlare proprio di quello, anche nell'atteggiamento i due nuovi, Mastrepolito e Trofo, sembrano essersi inseriti proprio al meglio. Com'è stato l'approccio in settimana con questi ragazzi? Ma a parte che con questo gruppo qua è facile l'inserimento, teniamo conto che la società ha messo a disposizione, anche se non giocavano da un po', Trofo magari di più, due giocatori che hanno mentalità, che si sono calati bene nella parte, ci hanno dato una mano, perché anche oggi abbiamo avuto due leggeri acciacchi di Moi e Gibilaro, e quindi ci hanno dato una mano importante. Ha recuperato Costantini Anselmo, che non ho potuto fare a meno di fargli fare 90 minuti, anche se era da circa un mese che non giocavano, e per noi sono due giocatori fondamentali. Somma i giocatori, e non dimentichiamoci che dietro non abbiamo né Scarrone né Pablo, che sono stati due baluardi che ci permettono di essere, insieme a qualcun altro, la miglior difesa del campionato. Mister, l'ambiente risponde bene a questo Albenga che oggi ha ritrovato i 3 punti dopo le due sconfitte. La prossima contro l'Atleti Club, oltre alla Magnese che oggi ha vinto, la Chiesa che non è riuscita a imporsi, qual è la prossima, oltre alla Magnese, l'altra grande rivale dell'Albenga secondo lei? Ma l'Albenga? Gli altri devono aspettare che noi facciamo qualche passo falso, tra virgolette. Noi non dobbiamo aspettare nessuno, dobbiamo lavorare a testa bassa, sappiamo che ci sono ancora 16 partite, andiamo a incontrare squadre dove devono salvarsi, organizzate. La dimostrazione di questo campionato qua, io l'avevo detto all'inizio, 18 squadre, campionato mai successo in eccellenza, campionato duro, lungo, tosto, equilibrato, con allenatori importanti, giocatori importanti. Ci apprestiamo a fare la seconda di ritorno, se mi dici che i risultati sono questi, non lo sapevo, io con 9 punti di vantaggio, non dobbiamo cullarci su questi 9 punti, dobbiamo cercare, anche grazie al lavoro della società e allo sforzo del presidente, che hanno messo altri 2 tasselli nella rosa, dobbiamo cercare di inserirli il più velocemente possibile, cercare che i nostri infortunati importanti, parlo di oggi ancora Gabri Graziani, Barisone squalificato, Di Salvatore che è leggermente più lunga, Scarrone e Gargiulo, cioè non sono pochi. Un conto è sopperire a 1, a 2, quindi è un conto poi a 5, 6, 7. Dobbiamo continuare a lavorare e
far sì che i nostri squalificati rientrano al prima possibile, perché il campionato è tosto, dobbiamo pensare solo, esclusivamente a noi.